Adesso a questo punto partirei direttamente con le immagini che ho selezionato e che devo dire, Antonio, dove sei Sì, sparito? Mi hai lasciato da sola, vabbè. E durante la settimana ci siamo ripetutamente sentiti con Antonio. Non era facile portare qui, un riassunto estremo di quella che è la nostra grande cultura visiva. Insomma, noi veniamo da millenni di storia dell'arte, di un accumulo di immagini. E di storie, e quindi non era facile legarsi al tema del nostro incontro, che è la bellezza dello stato interessante, e insomma concetti molto, molto particolari, e poi concetti in cui il bambino ancora non c'è, cioè, ma non si vede. E allora ho pensato di partire intanto da una figura fondamentale del Novecento, del primo del Novecento. Daniele, io non ho la come. Allora, direi di partire da questa figura, che è una donna straordinaria che nel 1912 si affianca al futurismo italiano, Valentin de Saint-Point. Perché l'abbiamo scelta? Perché lei, con questa frase che potete leggere tutti quanti, la madre che accoglie un bimbo con il passato fabbrica il futuro, con questa frase, con questi concetti legati alla maternità e al femminile, costituisce l'incipit di quello che è il nostro manifesto per la futura madre. Ecco, noi siamo rimasti molto colpiti da queste idee. Siamo solo agli inizi del Novecento, ma guardate che frase incredibile, potentissima, con questo verbo fabbrica, fabbricare, no? Che rimanda a un mondo ottocentesco, al mondo dell'industria. Invece qui si sta parlando della fabbrica, della natalità e soprattutto di una fabbricazione, di un progetto, di una costruzione che implica il disegno del futuro. Quindi, come dire, la maternità come progettazione del futuro, quindi un concetto meravigliosamente all'avanguardia. E infatti Valentin de Saint-Point è proprio una delle donne più importanti, un'eclettica, che faceva una vita spericolata, libera, padrona dell'Europa, e che si affianca appunto a Tommaso Marinetti, che la vuole a tutti i costi nel movimento futurista, ma lei se ne tiene anche un po' a distanza, mantiene il suo punto di libertà. E infatti scrive, in risposta al disprezzo della donna professato da Marinetti, lei scrive proprio un manifesto di risposta, e poi scrive anche il manifesto della lussuria, dove appunto si esalta il concetto di lussuria come opera d'arte, come creatività. Ma la cosa che mi interessa molto è che appunto questo spirito libero femminile dei primi del Novecento sottolinea proprio lo stretto connubio che c'è tra femminilità, maternità e creatività, esattamente il tema del nostro progetto. E ho trovato quest'opera veramente straordinaria, secondo me. Questa è un'artista, anche lei femmina, dei primi del Novecento, che nel 1936, pensate, quando l'Europa andava al galoppo verso la distruzione, verso la seconda guerra mondiale, lei dipinge su tavola questo quadro che si intitola Ebbrezza fisica della maternità. Allora, non so se si vede bene in questa fotografia, ma in realtà i toni sono quelli di questo spazio architettonico, cioè sono toni rosso fuoco, porpora, violacei, ed è una donna distesa, si intravede l'elemento figurativo di questo quadro, c'è cioè una donna distesa che sta partorendo in un groviglio di forme rotonde, di forme molto morbide, che però appunto lasciano intendere questo momento importante del parto. Ma se guardate il volto di questa donna, non vedrete quello che siamo abituati a vedere, cioè una smorfia di dolore, il terrore, la paura del parto, ma vedete una faccia, felice, una faccia di godimento, vedete appunto un'ebbrezza, una dimensione quasi estatica che quindi rimanda e propone una gravidanza, anzi un parto totalmente diverso da quello che appunto invece noi siamo purtroppo abituati a immaginare, cioè di una gravidanza fondata sul dolore, sul pericolo e così via. Quindi vedete che audacia, tra l'altro un'artista fiorentina morta pochi anni fa. Anche lei interna al movimento del futurismo, forse del futurismo quello successivo, quindi quello dell'aerofuturismo, però vedete che il ribaltamento copernicano nel dipingere una gravidanza, una maternità, un parto, chiamiamolo come vogliamo, appunto fondata sul piacere e non sul dolore. Ed ecco poi un altro volto importante.
altro filo conduttore del nostro progetto. Silvia Veggetti Finzi, grande psicanalista, ha scritto dei libri meravigliosi, è nel nostro comitato scientifico e a Milano è intervenuta ripetutamente con noi nei nostri incontri e rappresenta un punto importante anche lei del nostro cammino. Perché? Perché si uniscono in lei tanti studi diversi, per cui si unisce tutto il pensiero filosofico, il pensiero psicanalitico, soprattutto femminile, diciamo nazionale e internazionale, e guardate che frase anche lei, diciamo, che in qualche modo ci porta in dono: la maternità rimane l'impensato della nostra epoca. Ecco, non so quanti di voi ieri sera erano davanti alla televisione, hanno avuto modo di vedere una trasmissione sulla 7 dedicata alle madri, purtroppo l'impensato, come lo chiama lei, in realtà è una coperta che oggi viene tirata da tutte le parti, e i partiti politici se la stanno sbranando, e i movimenti, diciamo, le correnti politiche anche, insomma un po' tutti stanno mettendo il naso in questa dimensione così delicata e volendo dire la propria. Ecco, Silvia Veggetti Finzi invece ci permette di esplorare con la psicoanalisi, con, diciamo, dei principi verificabili, quelli che sono i punti di mistero della maternità, soprattutto nella nostra epoca contemporanea. E allora poi ho riportato quella che è una delle immagini della nostra iconografia grande sulla maternità, che è appunto questa rappresentazione video di Marichelli, che è un artista, diciamo che negli anni 70 compie un'operazione piuttosto interessante, oggi forse, diciamo, anche quasi ovvia, no? Quasi scontata, ma in quel momento storico non lo era affatto. Abbiamo visto prima il quadro dell'artista futurista, è comunque un quadro dipinto a mano, e questo non è un quadro, questo è il documentario di una vera gravidanza, cioè della sua gravidanza. Quindi l'artista, per la prima volta, un'artista donna, lavora su di sé, e registra video, come dire, fa un video sulla propria gravidanza, documentandola sia nell'aspetto precedente, antepartum, sia nel postpartum. Un lavoro che poi dura per i primi 6 anni di vita del bambino, della bambina, adesso non ricordo. E vedete perché questa immagine comunque è molto potente ancora oggi? Perché sono 4 immagini che rappresentano una consecutio temporum, no? Per cui c'è questa grande pancia contornata però dalle mani, e lo dicevamo anche l'altra volta, le mani, la relazione tattile che la madre ha con la propria pancia è una relazione di dialogo interno, fisico e psichico con il proprio bambino, ed è questa, diciamo, il primo mattone fondamentale della maternità. E quindi vedete, è un'opera d'arte, ma c'è, ma come, un video? Sì, è un'opera d'arte, perché il Novecento ci regala questa grande novità. Accanto ad una lunghissima tradizione di rappresentazione, poi nel Novecento, grazie soprattutto al futurismo e alle prime avanguardie storiche, l'attenzione si pone sull'evento. Quindi da una parte si ha la rappresentazione, dall'altra però nel Novecento si ha la potenza dell'evento, cioè di quella cosa che accade in prima persona e che è irripetibile, che si può soltanto documentare, ed ecco che la gravidanza di Marichelli viene soltanto documentata. Vedete, qui ho riassunto, diciamo, nell'accostamento di queste due opere così distanti fra loro, in realtà si gioca tutta la forza della storia dell'arte del Novecento, per cui da una parte il filone tradizionale della mimesi della realtà, della ripetizione della realtà, della rappresentazione fantastica, dell'allegoria, del simbolo, tutto quello che volete, che però rimanda ad una costruzione oltre della realtà, e invece la forza di chi si occupa invece dell'evento, cioè di qualcosa che è inarrestabile e incontenibile per definizione. Anche questa per noi oggi è arte a pieno titolo, quindi tutte queste documentazioni, tutte queste esperienze processuali che appartengono a movimenti come il concettuale, il minimalismo, l'eventualismo, insomma ce ne sono molti di movimenti che hanno lavorato in questa prospettiva. E infine
last but not least, una donna meravigliosa, Carol Gilligan, una donna importantissima soprattutto negli Stati Uniti, una delle fondatrici degli studi di genere, che nel 2013 ho avuto la fortuna di poter ospitare qui a Roma, per la prima volta è stata invitata in Accademia di Belle Arti, è stata invitata al Consiglio di Stato e ha potuto così diffondere il suo pensiero, il suo punto di vista, che è un punto di vista sul femminile straordinario. Lei è una di quelle, diciamo, studiose sia nel campo della psicologia che del diritto, infatti insegna alla NYU School of Law Resisting Injustice, ed è appunto una figura straordinaria che per la prima volta ha lavorato proprio sul concetto della voce femminile e sulla possibilità di mantenere una forte relazione tra gli individui e di evitare quella scissione su cui si fonda tutta la nostra tradizione occidentale, cioè quella del patriarcato. Quindi secondo lei ci sono delle mappe importanti nella nostra cultura, e l'arte è una di queste, che permettono il passaggio dal patriarcato alla democrazia.